Buongiorno ragazzi, la lezione di oggi sarà sugli organi di senso, che sono collegati alla lezione precedente del sistema nervoso. Gli organi di senso catturano informazioni dal mondo esterno e le inviano al cervello che le elabora, traducendole in sensazioni. Quindi tutto ciò che avviene al di fuori del nostro corpo viene percepito, catturato dagli organi di senso che attraverso i nervi trasmettono le informazioni al cervello, il quale elabora e trasforma tutto in sensazioni, cioè in immagini, suoni, sapori, odori, sensazione di caldo, freddo e dolore. Vediamo come sono fatti e come funzionano i nostri organi di senso. La vista. Il senso della vista è il più sviluppato e il più usato. Gli organi che ci permettono di vedere sono gli occhi. Come è fatto un occhio? Quello che chiamiamo occhio è solo la parte esterna di una sfera, chiamata bulbo oculare. La consistenza del bulbo oculare è molliccia, infatti palpebre, ciglia e sopracciglia servono proprio per proteggerlo. La pupilla è un foro presente al centro dell'iride, che può allargarsi o restringersi. Funziona come il diaframma della macchina fotografica, cioè serve per regolare la quantità di luce che entra dentro l'occhio. Il cristallino è una lente che si trova dietro l'iride e funziona appunto come una lente. È collegato a dei muscoli che regolano la sua curvatura. Questo consente di mettere a fuoco gli oggetti lontani e vicini. Tra la cornea e il cristallino c'è una sostanza gelatinosa chiamata umore acqueo. La retina è una membrana interna formata da cellule sensibili alla luce, collegate al nervo ottico. Le cellule della retina si chiamano coni, sensibili al colore, e bastoncelli, sensibili alla luce. I coni reagiscono soltanto in presenza di molta luce. Ecco perché quando c'è poca luce sembra di vedere in bianco e nero. Il nervo ottico collega la retina al cervello. Nella retina avvengono continue reazioni chimiche che si trasformano in impulsi elettrici. Attraverso il nervo ottico raggiungono le aree della corteccia cerebrale che è specializzata per la visione. Ecco lo schema dell'occhio umano. Abbiamo la cornea, l'iride con la pupilla e il cristallino. I muscoli ciliari che servono al cristallino per regolare la sua curvatura e mettere a fuoco, e l'umore acqueo, che è questo liquido gelatinoso che si trova tra la cornea e il cristallino. All'interno troviamo un'altra sostanza gelatinosa trasparente che si chiama umore vitreo. Al fondo c'è la retina e collegato alla retina c'è poi il nervo ottico. Adesso vediamo come funziona l'occhio. La luce attraversa la cornea, entra nella pupilla, attraversa il cristallino e raggiunge la retina. Nella retina si formano le immagini degli oggetti capovolte e rimpicciolite. Attraverso il nervo ottico le informazioni arrivano all'area del cervello specializzata nella visione. Il cervello interpreta i segnali, dandoci la sensazione corretta dell'immagine che sulla retina arrivava capovolta. L'ultima cosa che voglio dirvi sulla vista, che grazie ai due occhi noi abbiamo una visione stereoscopica, cioè vale a dire l'insieme della visione dell'occhio destro e sinistro. Questo ci dà anche il senso della profondità. L'orecchio è l'organo capace di catturare i suoni e ci fornisce informazioni sull'ambiente esterno. Inoltre, la capacità di sentire ci permette di comunicare attraverso l'uso della parola. Come è fatto l'orecchio? Quello che chiamiamo orecchio è solo la parte esterna, detta padiglione auricolare, di un organo molto più complesso, che possiamo dividere in tre parti. L'orecchio esterno, formato dal padiglione auricolare e dal canale uditivo esterno. Il padiglione auricolare è costituito da un tessuto cartilagineo che prosegue verso l'interno nel canale uditivo.
L'orecchio medio è formato dal martello, incudine e staffa, che sono tre ossicini chiamati così proprio per la loro forma. L'orecchio interno è formato dalla coclea e dai canali semicircolari, detti insieme chiocciola. La coclea ha una forma spirale ed è piena di un liquido vischioso. I canali invece sono tre tubicini che hanno una forma semicircolare. Il nervo acustico trasporta il segnale fino al cervello. Questo, come vedete, è lo schema dell'orecchio umano, dove si vede bene l'orecchio esterno col padiglione e il condotto uditivo, l'orecchio medio, dove ci sono i tre ossicini, e l'orecchio interno con la coclea e il nervo uditivo. Tra l'orecchio esterno e l'orecchio medio si trova il timpano. Nella coclea c'è anche l'organo dei corti, che in realtà è l'organo dell'udito vero e proprio. È formato da delle cellule ciliate che sono sensibili al suono. Queste sono collegate direttamente con il nervo acustico. Adesso vediamo come funziona l'udito e l'orecchio. Le onde sonore raggiungono il nostro orecchio e vengono incanalate nel canale uditivo esterno. Quando delle onde sonore raggiungono il nostro orecchio, vengono raccolte dal padiglione auricolare, che è la parte più esterna. Il suono viene poi incanalato nel canale uditivo esterno fino a raggiungere il timpano. Il timpano è una membrana sottile che vibra e trasmette le vibrazioni ai tre ossicini dell'orecchio medio. Questi lo trasmettono alla parte più interna, che lo trasforma in impulso nervoso. Attraverso il nervo acustico, gli impulsi arrivano al cervello, che interpreta i segnali e li traduce in suoni. L'orecchio interno ci fornisce anche il senso dell'equilibrio, grazie ai canali semicircolari, che sono pieni di un liquido, l'endolinfa. Muovendo la testa si muove anche questo liquido, dove galleggiano gli otoli. Immaginiamo come dei piccoli granelli di sabbia. Lo spostamento degli otoli viene trasmesso al cervello, che comanda i muscoli di farci rimanere in equilibrio. Il senso dell'olfatto non ha più quel ruolo vitale che aveva per l'uomo primitivo, però svolge ancora un ruolo di difesa, avvisandoci di una fuga di gas o di qualcosa che sta bruciando. L'organo dell'olfatto è il naso. All'interno delle cavità nasali ci sono i recettori olfattivi collegati al cervello attraverso il nervo olfattivo. I recettori olfattivi sono sensibili alle molecole che sono presenti nell'aria. Infatti, quando siamo raffreddati, il muco fa da schermo alle cellule olfattive e noi non sentiamo più gli odori. Sembra che gli odori fondamentali siano solo 7, ma le combinazioni tra questi odori sono innumerevoli, così la percezione degli odori è molto più variegata. Una caratteristica dell'olfatto è l'assuefazione degli odori. Dopo un po' di tempo, infatti, non vengono più percepiti. Quando siamo al mare o in montagna, dove comunque c'è meno inquinamento, e passa un'auto, sentiamo subito l'odore forte del gas di scarico. Se ci pensate, in città, dove c'è molto più traffico, non ce ne accorgiamo di questo odore. Questa è la assuefazione degli odori. La lingua è l'organo del gusto. Se osserviamo la lingua con un microscopio, potremmo vedere un'immensa distesa di sporgenze, sono le papille. I recettori gustativi si chiamano papille gustative. Esse sono sensibili alle sostanze chimiche presenti nei cibi e ne percepiscono i sapori. I sapori fondamentali sono 4: dolce, acido, salato e amaro. Oggi ne è stato aggiunto un altro, l'umami, che è la sapidità del glutammato. La saliva aiuta a disciogliere le sostanze chimiche che sono presenti nel cibo. Questo è lo schema della lingua. Le papille gustative sono sensibili ai 5 sapori fondamentali, che sono situate in zone diverse della lingua. Davanti c'è il dolce,
nella parte anteriore si trova anche la percezione del salato, mentre verso il fondo abbiamo la percezione dell'acido e dell'amaro, al centro quello dell'umami. In realtà i sapori che riconosciamo sono molti più di questi 5, perché sono la combinazione dei nostri sapori base. Il tatto ci permette di distinguere una superficie liscia da una ruvida, la morbidezza del cuscino, un oggetto caldo e freddo. Raccoglie informazioni dall'ambiente esterno e le trasmette al cervello. La pelle è l'organo del tatto. Nello spessore della pelle si trovano numerosi recettori. I recettori sono distribuiti in modo diverso. Vicino alla superficie ci sono quelli del dolore, sotto quelli della pressione. I recettori della pressione ci fanno capire se una superficie è liscia o ruvida. Più in profondità ci sono quelli del caldo e del freddo. La funzione dei recettori del caldo e del freddo ci consentono di trasmettere al cervello queste sensazioni, che fa attivare dei meccanismi che si chiamano di termoregolazione. I recettori tattili sono più numerosi sulle braccia e sulle mani. Abbiamo visto come sono fatti, come funzionano i nostri organi di senso e come sono collegati i 5 sensi. Gli occhi, collegati alla vista, l'orecchio all'udito, il naso all'olfatto, la lingua al gusto, la pelle al tatto. Con questo ho concluso, alla prossima lezione di scienze. Ciao!